Migliaia di persone in Val di Susa, la fiaccolata di protesta del movimento No TAV contro la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Intanto proseguono i lavori nei cantieri. L'inviato è Marco Bariletti. Si ritrovano davanti alla stazione di Susa perché questa rimane una storia di treni e ferrovie. Questo treno si fa a debito, si accumula con il debito pubblico e di conseguenza i nostri figli, i nostri nipoti probabilmente dovranno lavorare un'intera vita per pagare questi debiti dei loro padri. Siamo contro l'alta velocità perché non basta fare l'alta velocità, abbiamo già la linea qua. È una linea che può portare anche 200 treni, invece che se ne passa 70 e 75. Sfilano a migliaia per le strade, nelle mani le bandiere con il treno e la Croce Rossa sopra e le fiaccole. Il fuoco della passione che ha questo popolo per la propria libertà e soprattutto per il diritto ad una vita qualitativamente alta. Ci sono le famiglie al completo, i nonni, i nipoti, ci sono quelli che suonano. E quelli che promettono che non si fermeranno. Questa stasera è per dimostrare che comunque non ci fermiamo. Il prossimo appuntamento è per la grande manifestazione di domenica davanti al cantiere ormai avviato della TAV.